Host 2013, camminavamo nei corridoi nella sezione Wine and Drinks e abbiamo incontrato Giancarlo Tonon, che è il responsabile della DB e Partners, che oggi è qui per presentare questo nuovo macchinario. Giancarlo, intanto buongiorno, anzi bentornato. Ben ritrovato Fabio, ci troviamo dopo un po' di tempo e è sempre un grande piacere quando ci incontriamo. Il piacere naturalmente è reciproco. Noi, come ho sentito dire ai corridoi, siamo venuti a fare una sbicchierata per andare a capire esattamente... Questo è il posto giusto, questo avete trovato il posto giusto perché qui potete soddisfare tutte le vostre esigenze. E allora Giancarlo, spiegaci velocemente come mai siete qui e che cosa abbiamo alla mia sinistra. Allora, noi siamo qui come DB & Partners, siamo venuti qui a presentare una macchina molto interessante, diciamo una smart machine, cioè una macchina che noi chiamiamo DB Cocktail Machine. È una macchina che consente di fare qualsiasi tipo di cocktail noi possiamo desiderare, lo consente di fare con un'altissima qualità e questa qualità rimane standard dal primo all'ultimo bicchiere. In più lo fa anche molto più velocemente rispetto a un barista, per quanto bravo esso possa essere. Diciamo anzitutto da dove nasce l'idea, cioè perché avete realizzato questo concept? Naturalmente avete pensato che c'erano delle necessità da andare a soddisfare. Assolutamente, allora diciamo che io vengo da 20 anni di esperienza nel beverage con varie esperienze, vari ruoli, varie posizioni occupate. Mi sono incontrato con Dennis, che è un bravissimo inventore, e abbiamo individuato dei bisogni che non erano soddisfatti, dei bisogni semplici, e forse perché erano troppo semplici non erano ancora stati colti. Ad esempio, si va una sera per bere qualcosa, si trova una grande folla, il barman è tutto affaccendato, deve fare i cocktail in corsa e non sempre la qualità viene fuori di alto livello. Allora abbiamo detto, scusa, perché non proviamo ad aiutare queste persone, soprattutto nei momenti di grande affluenza, cioè che può essere il momento dell'happy hour, può essere il momento dei fine settimana nelle discoteche o nei disco pub e così via. E abbiamo individuato una macchina che semplifica il lavoro, garantendo, come dicevo, uno standard qualitativo molto alto, una velocità di esecuzione, la possibilità di controllare a fine serata quanto è stato erogato, questo per sicurezza e anche per gli approvvigionamenti successivi. E diciamo quindi anche a tutela dei titolari di bar, happy hour, lounge bar, che desiderano tenere sotto controllo le bevande per evitare brutti scherzi. Questo. Anche perché sappiamo che si possono fornire questi cocktail fino alle 2 della mattina, di notte, e questa, avendo l'orario, può garantire anche che il cocktail è stato erogato nei tempi consentiti dalla legge. Comunque questo è uno dei tanti dettagli interessanti della macchina. Però diciamo di fondo è la standardizzazione del prodotto, standardizzazione però ad alto livello, ad alta qualità, la velocità, la semplificazione, perché abbiamo calcolato che mentre un barista ci mette un certo periodo di tempo per fare un cocktail, con questa macchina nello stesso periodo di tempo ne fai 5. Allora questo consente al barista di preparare bene il vassoio, di mettere i salatini, di mettere i tovagliolini, di aumentare il contenuto di servizio, e sappiamo che di questi tempi è sempre più importante, perché la gente non ha voglia di aspettare, la gente vuole bere giustamente dei prodotti di buona qualità e vuole avere anche tutto il servizio, cioè anche la salvietta deve essere piegata bene ed essere consegnata con il sorriso sulle labbra, cosa che non si può fare se sei tutto affaccendato per fare tanti cocktail uno dietro l'altro.
E allora Giancarlo, io ora chiamerei in causa l'inventore di... che Dennis vi può spiegare con grande semplicità come funziona questa macchina. E posso dire una cosa, è talmente fatta bene che la riesco a utilizzare anch'io, avendo un'idiosincrasia con le tecnologie. Quindi andate sicuri, perché è molto facile da usare. Grazie. E allora, grazie a te Giancarlo. Vieni qui Dennis, vieni qui, presentati, mettiti da quest'altra parte. Intanto ti faccio mettere qui affinché la camera possa riprendere te mentre metti in funzione il macchinario e mostri esattamente che cosa fa, in che modo e in quali tempi. Dennis, presentati, nome, cognome, azienda, l'abbiamo detto, DB Solutions, e funzione. Allora, io sono Dennis Barnes, titolare di DB Solutions, azienda che ha depositato il brevetto di questa macchina, e ora vi spiego come funziona. Allora, intanto avrete certamente visto nei sottotitoli che lui si chiama Barnes, cioè Bar con la S, e un cognome che cade a fagiolo. È una garanzia, insomma. E allora, mettiti qui, vediamo, oppure passa anche dall'altra parte se lo desideri, affinché possiamo riuscire a far vedere esattamente come funziona. Vai! La macchina è molto semplice. Io posso entrare in due modi, come titolare del bar, ok? E a quel punto vado a programmare la macchina, ho accesso a tutta la macchina, in modo molto semplice, editor dei cocktail, definisco un cocktail, spritz Aperol, e non faccio altro che definire quanti prodotti devo inserire all'interno del mio cocktail. Una volta che li salvo, la macchina, in modo molto semplice, va a ripetere quello che io ho fatto, per cui un autoapprendimento adatto a qualsiasi tipo di utente. Entro in cocktail e definisco la mia selezione e lei mi eroga il prodotto come l'ho impostato io. Facciamo un test. Ok, prendo un bicchiere. Ecco, allora, nel frattempo lui prende il bicchiere. Io poi, insomma, amici, ne approfitterò per dire, per mettere in pratica quello che sentivo dei corridoi poco fa. Facciamo una sbicchierata. Molto volentieri. Allora, spritz Aperol, ok? Lo vediamo proprio in fase di programmazione, per cui prosecco, tengo premuto il pulsante fino a che la mia dose non è sufficiente. Poi voglio inserire dell'Aperol, ok? E alla fine ci do una spruzzata di acqua gasata. Ora sta autoapprendendo, è così? Adesso io ho salvato il mio cocktail spritz Aperol. Lo devo riprodurre, ok? Per cui, scusate, ma prendo un altro bicchiere. Prendiamo altro bicchiere. Nel frattempo, diciamo che ora hai fatto un'impostazione. Ho impostato la cosa. Perfetto. Vediamo un'altra parte della macchina, ovvero quando io entro come dipendente del bar. Ecco qua che ho solo l'interfaccia di erogazione, per cui non posso andare a toccare i programmi della macchina. Definisco uno spritz Aperol, gli dico che sarà standard con la dose che ho impostato, e a quel punto la macchina comincia ad erogarmi il mio cocktail in modo del tutto automatico. Quindi fa tutto da sola? A questo punto fa tutto da sola? Esatto, a questo punto fa tutto da sola. Che magia, la sola visione, beh, io non vi dico il profumo naturalmente, ma insomma, la sola visione è un incanto. Ha terminato. E allora, io ora, se è terminata l'operazione, vediamo che cosa riusciamo a sentire. Che profumino, cosa c'è qui dentro? Aperol, prosecco e acqua gasata o Shell. Per te Fabio invece faccio uno spritz al Campari. Eccolo, lo spritz Campari ci manca, è una di quelle cose che almeno qui in fiera, oltre a tanti caffè, non siamo riusciti ancora ad assaggiare. Vediamo se impostando la giusta quantità, come se fosse un barista automatico, viene fuori esattamente ciò che dovrebbe essere. Eccolo.
Quindi questo è il risultato che si avrebbe facendo appunto il cocktail automaticamente. E allora io, mettiti dall'altra parte, io prendo questo bicchiere, questo cocktail, invito anche Giancarlo da quest'altra parte per brindare a tutti voi a questa macchina e a una sbicchierata, chiamiamola una sbicchierata. Ci ha consentito di ritrovarci dopo un po' di tempo, vero sì, Fabio? È vero, è con grandissimo piacere. Dennis Barr insieme a Giancarlo Tonon, insieme a Fabio Russo, insieme a una sbicchierata di cocktail fatto con questa macchina straordinariamente innovativa realizzata apposta per i lounge bar, i baristi, i locali in generale, tutti i locali serali e notturni che hanno bisogno di dare qualità e contemporaneamente velocità nel servizio. Bene, noi continuiamo, speriamo quanto più brilli è possibile.